Io e mio fratello ci siamo rivolti al nostro legale di fiducia, il quale ci ha consigliato la mediazione e riteniamo che la mediazione sia anche lo strumento più idoneo per farti presente il nostro sentimento di delusione nei tuoi confronti, che in giudizio non potremmo affrontare in maniera diretta. Mi dispiace che mi dici che sono stata una delusione, però appropriazione indebita, risarcimento danno, io non è che ho rubato soldi, semplicemente ho in maniera precisa, puntuale, identificato quelle somme che ho preso e nella causale ho scritto anticipazione del compenso dell'amministratore. Mediazioni Fiorentine è una competizione studentesca giunta alla terza edizione nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze. Ben 96 studenti si cimentano nella gestione di conflitti civili e commerciali su casi che sono redatti dai docenti della Scuola di Giurisprudenza. Si tratta di una didattica nuova, in quanto non si limitano gli studenti a studiare sui libri, ma agiscono, entrano in azione affrontando temi e problemi pratici su una linea, su un percorso che è molto nuovo nella cultura giuridica, almeno italiana. Si tratta della mediazione dei conflitti. Gli studenti vengono formati, svolgono il ruolo di parte e di avvocato dinanzi a mediatori professionisti e vengono giudicati da mediatori, imprenditori, avvocati e notai. L'importanza di questo evento è legato al fatto che comunque gli studenti si avvicinino attraverso i nostri mediatori, attraverso noi, al mondo del lavoro e prospettandosi anche la possibilità di una carriera che sia soltanto di mediatore. Lavoro e carriera a cui io credo fermamente, dato l'importanza di questa attività. Ci possono essere delle controversie in cui è importante anche dar luce alle emozioni che le persone provano e credo che un metodo come la mediazione, invece che il processo, riesca a tirarle fuori tramite un confronto fra le parti maggiore rispetto sicuramente a quello che si avrebbe in un processo al termine del quale si ha sempre una vittoria o una sconfitta. La mediazione, a differenza di quello che potrebbe sembrare, invece costituisce una novità, una modalità alternativa della risoluzione, perché mette in connessione le parti con i propri sentimenti e dà la possibilità alle parti stesse di riconnettersi e ridialogare tra di loro. Sappiamo che il tema della lunghezza dei processi, della lentezza della giustizia è un tema che interferisce molto proprio nello sviluppo economico delle imprese e dell'economia, quindi dei nostri territori. Per questo un'iniziativa come questa, che parte già dall'università, dalla formazione dei giuristi, non possiamo che sostenerla, tant'è vero che quest'anno l'abbiamo fatta anche nostra e per questo appunto ci impegneremo proprio per arrivare a quel cambiamento culturale che è necessario per approcciarsi al contenzioso, alla risoluzione delle controversie in maniera alternativa. La Camera di Commercio di Firenze, che gestisce il servizio di conciliazione da quasi 20 anni, ha voluto sposare con entusiasmo questa iniziativa delle mediazioni fiorentine. Ha creduto fortemente nel lavoro e nella passione i ragazzi hanno messo nell'organizzare questa iniziativa e sono stati ben ripagati perché l'organizzazione è stata puntuale e precisa. La mediazione è importante che se ne parli fin dai corsi universitari e si potrebbe anche pensare di cominciare a parlarne anche nella scuola superiore e secondaria. Siamo nel 2017, bisogna guardare al futuro e le mediazioni a questo punto di vista guardano al futuro perché l'avvocato deve essere una persona nuova. Nell'ambito dei corsi di perfezionamento abbiamo cercato di coniugare gli studenti con i professionisti in modo che potessero fruire dello stesso tipo di insegnamento e abbiamo visto che questo ha dato degli esiti positivi. La stessa cosa abbiamo fatto nell'ambito delle mediazioni fiorentine dove abbiamo messo insieme dei coach che sono avvocati con degli studenti dei nostri corsi in più anni, quindi anche studenti del secondo, nonché studenti del quarto e terzo anno e abbiamo visto che questo ha dato un grandissimo risultato. Penso che sia un momento molto importante sia per gli studenti sotto il profilo formativo ma anche per il nostro dipartimento che si apre al mondo delle professioni e appunto fa vivere un'esperienza diversa agli studenti. L'offerta formativa rappresenta una novità rispetto a quello che si è abituato a pensare all'università. Da una logica passiva di apprendimento si passa a una logica attiva, soprattutto tramite una nuova metodologia di approccio all'insegnamento e all'apprendimento stesso.